chiudi l'occhio. E quando li riapri, stiamo già in alto mare. Sta buono, Ermì, io mica lo sapevo che soffrivo il mar de mare, tu. Manco io, Giaci, è la prima volta che monto su un tirocco. Sì, eppure io la prima volta, c'è mica vergognarsi. Mia signora, soffre il mar de mare, io mica lo sapevo. È la prima volta che venimo in Sardegna. Anche voi, noi siamo di Terni. Voi siete indiano? No, io sono sardo. Ah, è sardo? Credevo che era indiano, lei. Ah, scusi, se è sardo, lei conosce questo albergo? Sì, sì, lo conosco, è Porto Rotondo. Dice che è un paradiso, vero? Altro che paradiso. Oh, senti, Ermì! Sì. Ma allora, scusi, chi glielo ha indicato questo posto? Ah, nessuno, io stavo all'alberghiero e ho visto sta rivista. Siccome io e la mia signora siamo in viaggio di nozze, così ho prenotato una camera, come 10 anni fa, e ce lo ricorderemo per tutta la vita, questo anniversario. Certo che ve lo ricorderete. Certo, ce lo ricorderemo. Ma scusi, una camera, sa quanto costa? No, la prima volta veniamo da ste parti. Ma hai sentito quello? È un professore. Beh. E lui in quell'albergo non c'è mai potuto andare. Che me frega a me? Ermì, comincia a fare sta lagna, eh? Ma già si intarrabbia. Ma perché non andiamo in una bella pensioncina? No! Erminia, io in quell'albergo ho prenotato una camera a nome Giacinto Colonna e signora. E il sottoscritto è abituato a mantenere gli impegni. Perciò state zitta che so cosa che decido io. Tanto più che quelli hanno il nostro indirizzo. E se non ci andiamo, che pensano? Che non ci siamo andati. Erminia! Giacinto Colonna ste cose non le fa. Buongiorno, signora. Noi avremo una prenotazione per una camera matrimoniale. A meno di se parli col portiere. Sì, dove? Mille grazie, signora. Sì, desiderano... Buongiorno. Una camera matrimoniale, per favore. No, niente camere, tutto esaurito. Noi abbiamo una prenotazione. Quando è nato il bizzetto? Boh. E lei, signorina, che ha avuto questa prenotazione? Sì, signor De Carelles, ho fissato la camera 24. Ma scusi, signorina, prima di accettare una prenotazione potrebbe anche informarsi chi sono i clienti, no? Ma in questo caso non c'è bisogno di informazioni, il nome è di per sé una garanzia. Si tratta dei principi Colonna. Ma li ha visti quei due? No. Ma allora perché dice principi? Ma scusi, si è fatto dare i documenti? No, non ancora. E allora, prima di fare delle gaffe, cerchiamo di sapere chi sono. Sì, venga, venga. Gli faccio vedere. Ecco, quella è la principessa. E il principe? Principe Corolla. Ho capito. Vogliono favorire il passaporto, signori? Che? Il passaporto? Sì. Dai il passaporto. Ma che ti sei ammattito? Non ce l'abbiamo il passaporto. Un documento qualunque. C'ho la patente? Sì. Ecco. Grazie. Ah, a me mi è venuto un corpo. A me mi è venuto un giramento dei coglioni. Lui maglietta bianca, traforata con canottiera, scarpe di nylon e calzini. Ma insomma, si può sapere chi sono questi due? Avete chiesto i documenti? Eccoli qua. Colonna Giacinto, operaio metalmeccanico. Operaio? Metalmeccanico. Immagino che i signori saranno stanchi. Eh sì, stanotte non abbiamo neanche dormito, la mia signora ha dato di stomaco. Allora non potete aspettare fino a questa sera. Andate a aspettare. È meglio trovare un'altra sistemazione più economica. Ci sono molti alberghi nell'isola, troverete senz'altro una camera libera, sì? Siete economici? Ma che dici, lascia fare. Ah sì, senz'altro. Ragazzo, prendi la valigia del signore, sì? Vabbè, ho capito, noi ce ne andiamo, ma mi permette un'osservazione. Ah, già sì! Sì? Ah, nel suo dito. E allora basta, come non detto. Bitte schön, di po'. Oh. Ah, yau! Non c'è adesso, bravo, ma di po'. Bitte schön. Almi! Mannaggia. Almi, ma che fa? E mi sono affondata. Tu te ne vai. Grazie per la sua cortesia, signore. Sarà sempre per una sempre su ordine, o sei arrivederla, signore. Almi, io un trattamento così un mo' sarei mai aspettato. Sì, ma intanto ci hanno buttato fuori. Sì, ma con che modi? Siamo costernati, ci dispiace, ci hanno aperta la porta, ci hanno portato la valigia. Ermì, se stavamo in un alberghetto dei poveracci, ci davano una spinta e ci buttavano giù per le scale. Sì, ma almeno quelli sono sinceri. Qui te fanno tanta manfrina e anche se c'hanno tutte le camere libere, te ci buttano lo stesso giù per le scale. Ma chi te l'ha detto che hanno le camere libere? A Giacino, non l'hai capito? Quelli la camera non ce l'hanno da. E perché?
E non lo so, so solo che prima ci guardano e poi ci dicono: ci dispiace, la camera non c'è, è tutto occupato. Ci guardano e che ci hanno a guardare? Forse come saremmo vestiti. E come siamo vestiti? Meglio di l'anti. Ecco, se fermiamo qui, Ermì. Tu ti metti il vestito celeste con la camicia bianca e la cravatta da Lazio. Sì. E io mi metto il taglierino rosa. Ecco. Prima te vesti tu e poi mi vesto io. E lei vede guarda che c'è in testa, Ermì. Sì. E dove metto? E dove metti? In dove pare? È tutto un deserto, non c'è nessuno. Là, dietro a quei rocci, Ermì. E se mi vedono? Ma chi te vede? Ci sono io e faccio la guardia. Fa piano. Monta su. Piano, è tutto pieno di sassi. Adesso lei mi deve spiegare, maresciallo, perché io e la mia signora non veniamo accettati in un locale pubblico. Ah, ma allora lei non ha ancora capito. Questi sono posti riservati solo ai miliardari. Lei mi deve spiegare gentilmente perché questa notte la volete passare in un albergo di lusso. Perché è testardo come un mulo, signor maresciallo, e se lui non ci sbatte la capaccia non è contento. Erminia, non ti intromettere nel discorso. Vede, maresciallo, io della camera di lusso non me ne importa niente, perché sotto i tedeschi ho dormito pure dentro una dinozza. Ma siccome io sono stato offeso di fronte alla mia signora, adesso quella camera io la voglio ad ogni costo. E lei che è rappresentante della legge mi deve accompagnare a fare valere i miei diritti. Ma quali diritti? Per essere dalla parte della ragione dovrebbe avere una regolare prenotazione con telegramma di risposta. E noi ce l'abbiamo, Ermì. Ecco il telegramma. Ecco la prenotazione e mezzo telegramma. Lei che me ne sciamo. Allora la camera è vostra. Ritornate al primo albergo e fate... Bene, lo senti, Ermì? Sì, lo sento. La ringrazio infinitamente, maresciallo. Buongiorno. Andiamo, Ermì. Buongiorno. Come d'annamo? Al primo albergo, siccome abbiamo una regolare prenotazione, buongiorno, che caccino una bambina che la camera aspetta a noi di diritto. Ormai non è più possibile. La sua camera è occupata dalla bambina, la nipote di Lord Hamilton. Sì. Senti, fighetta, io non sono nipote di un lord, ma non sono neanche un cittadino di seconda categoria. Ho parlato col brigadiere, io ho diritto a quella camera perché c'ho una prenotazione. Perciò lei fa alzare la bambina e nel letto ci si schiaffiamo io e la mia signora. Solo il direttore può prendere questa responsabilità. Mi faccia parlare col direttore? No, il direttore non c'è e non rientra fino a questa sera, sì. Che c'hai da fare tu? Io no. Neanch'io. Sì, signor direttore. Fatto di tutto. Gli ho perfino offerto un soggiorno gratuito alla pensione Miramare, ma lui non ha accettato. Stanno perlustrando tutto l'albergo. Sì, signor direttore. Sono entrati in cucina. Hanno fatto grande amicizia con il cuoco cinese. Lei voleva rubare un peperone e è scivolata per terra. Io non so più che fare. Sì, perché questo è uno che lavora in fonderia. Deve essere anche un tipo manesco. Bisogna che intervenga lei, direttore. No, non sono qui in questo momento. Ma chi se l'aspettava? Figuratevi, vi ho detto. Caro metalmeccanico, non solo continuate sempre a chiedere gli aumenti di stipendio, le 40 ore settimanali, ma volete anche trufolarvi nel nostro ambiente. Come farete senza soldi? Certamente vostra moglie dovrà fare marchette. E lui che ha detto? Mi ha preso letteralmente con un gancio così. Mi ha sollevato di peso. Ma ho avuto una paura. Fantastica. Cosa vuoi? Anche qui è diventato un merdaio. Il prossimo anno me ne vado alla Bahamas. Le Bahamas? Ma sei appena tornata, Marella. Dici che è peggio di Capri. Arrivano con quei jumbo come la Madonna di Lourdes. Marco, ti levi gli occhi, sai. Non fare proposta a mia mamma. Direttore, scusi. Senta, come lei sa, io sono un industriale e i miei operai d'estate li mando tutti in colonia ad arma di taccia. Se però una cliente del vostro albergo improvvisamente mi vomita addosso sul vestito bianco, o la direzione dell'albergo me lo ripaga, o io dico alla mia segretaria di fare in 4-4-8 le valigie e me ne vado. Vedi, Erminia, io mi sto battendo contro tutti per una questione di principio. Ma se tu mi vomiti sul vestito bianco di un industriale, che succede? Che loro ci hanno ragione e noi passiamo dalla parte del torto. Ma io mi sentivo male. Lo so, ma te devi contenere. Ermi, guarda le altre signore. Ma le viste? Belle, magre, slanciate, tutte abbronzate. Vanno a cavallo, fanno i tuffi, vanno in motoscafo. Dimmi perché non vomitano quelle. E che ne so? Ma perché se sanno controllare? Fanno le diete, le cure dimagranti. Tutte mangi due piatti e fettuccine al giorno, certo che poi vomiti. Sei gonfia che mi pare una bomba. Ma se mi ha sempre detto, magna che te fa bene, che mi piaci così come sei, e proprio oggi che è anniversario del nostro matrimonio mi dici che sono una bomba! Ah no, Ermì, ma non fa così! Ma che sta a credere quello che dico? No, ma su, Ermì, no, ma forse, no, ma... C'hai fame? Sì. E mo' mangiamo. Ah, Gesù, lo vedi quello? Chi è? Ehi, quell'uomo. E c'è una signora qui. Questo è Sparcamariero? Sì. Andiamo, abbiamo sbagliato cesso. Perché? È per Caballero, che ne so io. Mica scrivono.
di quello che ti pare. Ma le fettuccine? Sono sempre le fettuccine. Buonasera, direttore, meno male che è arrivato, io non sapevo più che fare. La bambina ha lasciato la stanza? Sì, è già all'aeroporto. Allora la camera è libera? Sì, signor direttore. Dove sono questi due disgraziati? Venga, le faccio vedere. Io ho ordinato di mettere i cartellini riservato, ma purtroppo... Eccoli là. Prima hanno ordinato del caviale persiano e l'hanno rimandato indietro perché diceva che puzzava di pesce. Poi hanno ordinato un'aragosta allo champagne e si sono lagnati che la porzione era scarsa. Alla fine poi hanno voluto una doppia porzione di fettuccine. Tal aspetto non mi sembra un uomo molto violento. Ma signor direttore, è uno che lavora in fonderia, ha le mani come due morse. Quanti giorni vogliono fermarsi? Solo questa notte, partirebbero domattina alle 5. Beh, dobbiamo evitare uno scandalo. Diamogli la camera e mettiamoli a letto presto. Va bene, signor direttore. Signori, sono venuto a comunicarvi che la vostra camera è finalmente libera. Mille grazie, meno male. Che te l'ho detto? Hai visto? Senta, scusi, nel vostro locale non c'è un posticino dove io e la mia signora possiamo fare quattro salti in allegria? Nel nostro locale non si balla. Anzi, siccome i signori sono molto stanchi, li consiglierei di andare immediatamente a riposare, ecco. Sì? Mo ci ho mandato a dormire per forza. Senti, Percy. Pure lui. E non lo vedi come cammina? Ma i signori conoscono il prezzo dello champagne? Sì, lo conosco. So tre volte e mo lo chiedi. Ora devo stappare. E stappa? Ne hanno già bevute due. Ah, oh, ma che ce l'ha con me? Stappa, versa. È l'anniversario del nostro matrimonio. Se non bevemo stasera. Va bene. Tu sei cameriere, sei un morto di fame come me. E invece di favorirmi, me dai addosso. Pensaci. Alza il bicchiere al mio. Voglio fare un bel brindisi all'anniversario del nostro matrimonio. Già sì, faccio piano, non sei abituato a bere lo champagne. Non lo sai che effetto ti fa. E che effetto mi fa? Che io sto tanto bene al mio. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uva, fontane che danno vino, quanta abbondanza c'è. Ma meglio ve lo scusino, lor signori, stiamo festeggiando l'anniversario del nostro matrimonio. 10 anni di matrimonio senza uno screzio. Appunto stavamo cantando la canzoncina, scusi, non sono disturbato. Prego, prego, mi piace sì. Molto. Anche a me. Allora, ricomincio. Lo vedi, ecco Marino, la sagra. Ma questi due, che palle! E fontane, che danno vino, quanta abbondanza c'è. Oddio. Good evening, lady. I want my key. La sua chiave? Un momento, prego. Good evening. Avete perso l'aereo? Oh no, la bambina non ha voluto partire. Non le piaceva la faccia del pilota. Ma la sua camera è già occupata. Come facciamo? Non lo so, lei ha deciso così. Excuse me, Miss Hamilton, but you know that your room is not free. I want my key. Bisogna avvertire quel Giacinto Colonna. Bisogna avvertire quel Giacinto Colonna. Sì, bisogna avvertirlo. Brave olandesine! Ma meglio dello champagne! C'è molta allegria questa sera. Anche gli stranieri gentilmente hanno cantato con noi. Dica pure. È rientrata la bambina e non c'è più niente da fare. È rientrata la bambina. Senti, fighetta. La vedi questa mano? Questa non è una mano. Questa è una morra! Leva subito questa mano, brutto capone! Io ti faccio buttare fuori, Madonna Santissima! Madonna Santissima! Ah! Io non ho tirato in capo nemmeno davanti ai tedeschi! Fresh, brutti poliziai. Vai, via, fiora. Eliminiamo questa poriglia. Ragazzi, che mi dai una mano! Diamogli una lezione! Ma che sì? E tantomeno non subisco i capricci di una bambina! Ai, oddio! Giosì! Suo marito poteva essere accusato di ubriachezza molesta.
rissa in luogo pubblico ed offesa da un pubblico ufficiale. Sì, signor maresciallo, ma anche a Giacinto mio l'hanno riempito de botte. Ma per legittima difesa, signore, dovete ringraziare il Padre Eterno se non vi hanno fatto una formale denuncia. Perciò, siete liberi, potete andare anche a dormire. Grazie tanto, signor maresciallo. Ma a quest'ora dove andiamo a dormire? Signore, io qui in caserma non ho molte comodità da offrirle, ma siccome ho saputo che è l'anniversario del vostro matrimonio, io faccio un'eccezione al regolamento e vi permetto di dormire con vostro marito. Venite, signora. Eccolo là, suo marito, signora. Si accomodi, signora. Grazie. Qui non siamo al Grand Hotel, si capisce, ma vi troverete molto bene, signora. Buonanotte. Grazie. Tanti auguri. Tiè, cagace, svegliati domani mattina alle 7 e fagli un caffè con la macchinetta mia napoletana. Chi è? Sono io, Giacì. Armi, scusami tanto per quello che è successo. Non è una questione di principio. È una questione di dignità. Ma che c'ho? Sono gonfio, non posso manco aprire gli occhi. Non vedo niente, non mi hanno portato, non dove stiamo? In camera. Hai visto? Che ci hanno dato la camera? Sì. Sei contenta? Sì.